Buonasera, buon pomeriggio e ben ritrovati in questa seconda edizione di oggi del TG di Newsmarket.it. Iniziamo subito con i titoli. Inchiesta biogas, il riesame si riserva la decisione, intanto un'assemblea pubblica a Castelbellino. Omicidio a Porto Recanati, una donna trovata morta in casa, 57 anni italiana, l'ex marito dai carabinieri confessa un litigio. Chiusa ancora la statale 16 a Pesaro, domani un summit dell'autorità e lavori per togliere il fango e il monitoraggio della falesia. Giovanotti negli stadi, line-up da grande festival, il tour parte il 7 giugno da Ancona. Cominciamo il nostro TG con una notizia che arriva da Pesaro, dalla provincia di Pesaro, perché rimane ancora chiusa la strada statale 16 a Pesaro, bloccata dalla frana. L'ordinanza emessa il 25 marzo non consente il transito nel tratto compreso tra lo svincolo di Fosso Seiore e via Cavallotti, quindi proseguono i lavori per asportare il materiale fangoso dalla sede stradale e contemporaneamente il monitoraggio continuo del fronte interessato dalla falesia del Colle Ardizio. Ed ora invece passiamo al primo collegamento di oggi con la redazione di Ancona. Sentiamo Chiara Principi con le ultime novità. Grazie per la linea. Il commissario Antonio Corona ha incontrato oggi pomeriggio i commercianti, è rimasto pressoché amovibile però su alcune questioni importanti in merito alla viabilità che cambia con la chiusura a partire dalle 21 di stasera della Galleria del Risorgimento. In primis sul via 25 aprile rimarrà inaccessibile a salire. Gli stessi commercianti hanno cercato di far capire al commissario le loro esigenze, ottenendo in pratica un nulla di fatto se non una sperimentazione di questa viabilità con la possibilità di cambiamenti futuri. La sperimentazione avverrà per un periodo ragionevole, ha detto lo stesso commissario. Cambiamo argomento, parliamo dell'inchiesta biogas. Il Tribunale del Riesame di Ancona si è riservato di decidere sull'istanza di annullamento del decreto di perquisizione degli uffici della Regione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulle autorizzazioni per gli impianti a biogas e per il parco eolico di Camerino, in cui figurano indagate una dozzina di persone tra funzionari pubblici, progettisti e imprenditori per reati ambientali, urbanistici e in una decina di casi anche per associazione a delinquere. È tutto. Grazie Chiara, ed ora una notizia arrivata poco fa dall'ANSA che riguarda la provincia di Macerata. Amedeo Belli, il geometra sessantenne di Loreto che oggi si è presentato dai carabinieri per riferire di una violenta lite con la ex moglie Anna Maria Gandolfi, nel corso della quale la donna è rimasta uccisa, viene ascoltato proprio in queste ore dal magistrato della procura di Macerata, intervenuta sul luogo l'abitazione della donna nella frazione di Grotti al confine tra Loreto e Porto Recanati. Il corpo della donna era stato trovato dai militari con una ferita alla testa provocato, secondo quanto aveva raccontato Belli, dalla caduta contro lo spigolo di un tavolo. Ed ora cambiamo pagina, andiamo a Senigallia, andiamo nella redazione di Radio Velluti e ascoltiamo da Alberto Olivieri le ultime notizie. Bentrovati. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per la morte del giovane musicista senegalese Enrico Landi, il 27enne falciato da un'auto per strada nel capoluogo emiliano. Intanto si terranno domani, giovedì a Senigallia, i funerali nella chiesa di San Martino. Le opere di Gianfranco Zappettini dal 1973 al 2013 in mostra a Palazzo del Duca a Senigallia fino al 7 aprile a cura del Museo d'Arte Moderna e della Fotografia. La mostra sarà visitabile da giovedì a sabato dalle 17.30 alle 19.30. È tutto, vi ricordo il nostro sito radioveluto.it. La linea torna a te. Ringraziamo Alberto ed ora passiamo in fase conclusiva del nostro CD al meteo. Queste le previsioni per domani, giovedì 28 marzo. Cielo nuvoloso, molto nuvoloso in particolare nella seconda parte della giornata, con precipitazioni che vedranno deboli piovaschi sparsi a partire dalle ore centrali della giornata, dapprima sui rilievi appenninici in estensione in serata al resto della regione. Le temperature in aumento, i venti deboli orientali in rotazione da sud-est dal pomeriggio. Infine il mare sarà poco mosso e come fenomeno particolare bisognerà fare un po' di attenzione alle foschie, soprattutto nelle parti iniziali e finali della giornata. Con questo è tutto, si conclude il nostro TG, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio la redazione e vi do appuntamento per la prima edizione di domani alle ore 12.